Ce la fai! Benvenuti o bentornati sul mio canale e in un video un po' strano. L'ho visto fare ad altri youtuber, mi è stato consigliato da Giulia, che ringrazio perché mi ha dato un'idea ed è stato facile metterla in pratica, perché in questo momento sto vivendo un periodo, forse il periodo più stressante della mia vita. Stanno finendo i lavori in casa, dobbiamo pensare al trasloco, stiamo comprando i mobili, sto facendo quattro lavori, quindi diciamo che mi sto sentendo male anche solo al pensiero di doverlo creare un video. Quindi in questo periodo in cui mi sento anche abbastanza male per lo stress, non riesco a creare cose, contenuti, idee anche creative. Mi si blocca proprio la creatività, non so se a voi succede. E ho pensato di seguire il consiglio appunto di Giulia, che diceva: leggi le recensioni negative dei libri su Goodreads. E mi si è aperto un mondo, perché di solito le persone fanno un video che li fa molto arrabbiare. Io non ho intenzione di farlo per farmi arrabbiare. E c'è la lavatrice! Va bene! A tra un po'! Iniziamo bene! Dicevo che non mi volevo arrabbiare, vabbè. Allora, di solito le persone vanno a cercare i libri che amano e leggono le recensioni negative. Questo a me in realtà fa stare molto male, perché quando vedo quei video si arrabbiano tutti, danno dei deficienti, ma tanto non capiscono niente, bo 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 bo. Ovviamente è brutto quando viene criticato un nostro libro del cuore, e quindi io la farò al contrario, cioè vedrò i miei quattro libri più odiati della vita e vedrò le recensioni negative. Vi parlerò anche un pochino del perché io odio visceralmente questi quattro libri, e poi andremo avanti. Ma prima di tutto mi presento, io sono Sara Elliott, su questo canale parlo di libri e opera lirica. Vi lascio qui i miei video di cui sono più orgogliosa, non queste chiacchierate semplici tra amici al bar praticamente. E perché in questi video qui mi maschero, mi travesto, scrivo delle sceneggiature, le seguo parola per parola, il montaggio mi richiede anche settimane, perché inserisco pezzi di film e tanti altri effetti speciali. Quindi andate a vedere questi qua, soprattutto l'ultimo che è uscito di grande, la letteratura scientifica sul cambiamento climatico. È un discorso un po' divisivo, però ci tengo tantissimo che lo vediate, perché è stata una sorta di parto, non soltanto perché è sempre difficile documentarsi, scrivere la sceneggiatura e tutto il resto, ma anche perché ovviamente c'è una forte componente emotiva nel cambiamento climatico, in cui uno spera di comunicare nel migliore dei modi e non essere fraintesa, ecco. Quindi magari potete passare di là e darmi un vostro feedback. Ora, mi sono intanto andata a spulciare le recensioni negative. I libri sono quattro, vi parlerò prima di due, perché di questi due non ho trovato recensioni negative. Ossia, ho trovato tantissime votazioni da una stella sola, ma non recensione. Cioè, le persone che hanno letto quei libri di solito mettevano una stellina e neanche si prendevano la briga di dare la recensione. I miei quattro libri più odiati sono tre italiani e un francese. Chi mi conosce sa già forse di cosa stiamo parlando. E i primi due di cui vi parlo sono La coscienza di Zeno, di Svevo, e Madame Bovary, di appunto Flaubert, non lo so il francese, ragazzi, quindi perdonate le mie pronunce. Che è successo? Per quanto riguarda Zeno ci sono soltanto 4 o 5 recensioni, e per il resto una sfilza di votazioni punto e basta, quindi quello così. Madame Bovary invece è piena di recensioni in arabo. Arabi da 1 a 2 stelle, e per il resto sono in inglese, lunghissime. Ora non mi voglio mettere qua a passare le ore a tradurre, proprio perché questo doveva essere un video veloce, quindi questi due sono i primi due di cui non possiamo parlare in realtà, perché li odio. Allora, La coscienza di Zeno è basato su, per chi non lo sapesse, penso di sì, però intanto io ve lo dico, è basato su un antieroe, un uomo che in realtà non riesce a migliorare la propria situazione, prima tra tutti non riesce a smettere di fumare. Dal punto di vista storico della nostra letteratura, io riconosco che sia un grande classico, però io ho odiato ogni singola pagina. L'inizio è anche molto innovativo, perché La coscienza di Zeno si basa su, mi sembra di essere a scuola, vabbè, questa fu una mia interrogazione. Comunque, si basa sulle idee di Freud. Infatti all'inizio noi abbiamo una lettera dello psichiatra, dello psicologo, ora non mi ricordo bene quale fosse la differenza all'epoca,
che a malapena esistevano gli psicologi, psichiatri, eccetera. Comunque, lo psicologo aveva chiesto a Zeno di tenere un diario per vedere come migliorava, come anche a noi dicono di scrivere, no, i reading journal, queste cose così, per migliorare noi stessi, in cui doveva essere sincero. Ma lo psicologo, visto che aveva avuto in odio Zeno perché si erano interrotti i loro rapporti, decide di pubblicare il diario privato di Zeno. Ora, mi sembra che l'odio sia l'unico sentimento che possa scaturire da questa lettura, ma voi direte, vabbè, ma questa non è una motivazione valida perché non ti piaccia. No, infatti non è quello il concetto. Ho letto infiniti libri con personaggi principali odiosi e insopportabili. È proprio il libro che è insopportabile. La stesura della coscienza di Zeno è insopportabile. Frasi lunghe, faraginose, sentimenti contrastanti. Zeno è insopportabile. Io non sopporto quando un personaggio è completamente negativo. Di solito, per rendere un personaggio anche più realistico, si dovrebbe tendere a dare pregi e difetti, perché tutti noi abbiamo pregi e difetti, anche il peggior uomo sulla terra. Quindi avere questo imbecille che si piange addosso dalla mattina alla sera, che è una lagna continua, che non prende decisioni o le prende sbagliate, non fa tenerezza, non mi ha fatto pena, mi ha fatto schifo e non vedevo l'ora che si ammazzasse. Poi neanche mi ricordo se si uccide, ma neanche aveva il coraggio di farlo, mi sembra. Diciamo che è un po' il leitmotiv anche del libro seguente. Ragazzi, io mi permetto di parlarne liberamente perché sono quattro classici, quindi abbiate pietà. Io parlo a ruota libera senza pensare agli spoiler. Comunque, neanche mi ricordo come finisce, ricordo soltanto le infinite pagine in cui sì, questa è l'ultima sigaretta, questa è l'ultima sigaretta, e non è neanche la ripetizione, perché io ho amato profondamente di Antonio Tabucchi Sostiene Pereira, in cui c'è una ripetizione continua di Sostiene Pereira bla 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 bla. E la ripetizione può dare ritmo, può dare un senso, un filologico. No, Zeno è soltanto una lagna continua, come quell'amico che non sopporti neanche più dopo un tot di anni, che viene soltanto a lamentarsi, che non ha niente da dirti se non voglio fare questo, voglio fare quest'altro, però non lo faccio, che a un certo punto gli dici, senti, basta, no? Piangersi addosso, però niente, sono io che forse sono troppo crudele. Questo tipo di recensione non l'ho fatta neanche io, perché non ritengo giusto perderci tempo, e quindi avevo messo solo una stellina. Secondo libro, Madame Bovary, che noi sappiamo essere stato anche quest'anno nei mattoni francesi di Ilenia Zodiaco, la nostra sacra Ilenia Zodiaco, che ovviamente ama questo libro, io invece faccio parte dell'altra fazione, quella anche con Julie De Mar e tanti altri. Qual è il mio problema con Emma Bovary, per cui poi mi viene la rabbia quando viene associata ad Anna Karenina, che sapete sto rileggendo? È che semplicemente Anna e Emma hanno due cose in comune: tradiscono il marito e il finale. Ora, perdonatemi, sono passati 200 anni, io mi permetto di dirlo. Entrambe si tolgono la vita alla fine del libro. Allora, qual è il problema? Anna si innamora di Vronsky e tradisce il marito, e questo poi porterà a delle conseguenze: gravidanza, divorzio, una situazione sentimentale con Vronsky molto tormentata, poi alla morte di lei. Emma è una ragazzina cretina e annoiata. Di nuovo, un personaggio completamente negativo, senza pregi, è una deficiente, che è una cosa che ritroviamo molto spesso nei romanzi dell'Ottocento, è una ragazzina che legge troppi romanzi e quindi vuole vivere la vita da romanzo, perché leggere tanto è una cosa tanto brutta per le femmine, perché le fa diventare pazze. Vabbè, pazza ci so, quindi vabbè. Comunque questo è un leitmotiv che trovo spesso nei classici. E quindi Emma, visto che è sempre scontenta della propria vita, perché lo spleen, perché la noia esistenziale che ovviamente Flaubert aveva, viene rispecchiata nelle sue azioni orrende. È una pessima moglie, una pessima madre, una pessima amante. Prima si fa sedurre da uno, poi dice, vabbè, questa storia non proprio d'amore finisce, lei se ne trova centinaia di altri amanti solo perché è annoiata, lei non è innamorata, non ha un'altra motivazione, il marito è un pezzo di pane che le vuole bene, che cerca di tutto per renderla felice, è solo un uomo noioso, ma io non trovo che questo sia
un motivo per trattarlo in questo modo. Lei ha una figlia che poi, tra l'altro, non ama e ignora completamente. Diciamo che mi sembra che Madame Bovary sia stata usata come simbolo negativo completamente. E lei è il peggior esempio di femmina che si possa trovare. Poi ovviamente Flaubert dirà in un'intervista Madame Bovary c'est moi, ma a me non me ne frega niente che tu sei come Madame Bovary, anzi peggio mi sento. La sua voleva essere una critica del fatto che se un uomo si comporta in un certo modo va bene, se una donna lo fa no, però potevi renderla un personaggio un po' più tridimensionale. Cosa che assolutamente non è, ma proprio no. Anna è un personaggio tridimensionale. Anna ti fa pena, rabbia, la odi, la ami. Provi tantissimi sentimenti per Anna Karenina. Perché? Perché ha pregi e difetti. Difetti anche enormi, eh? Non sto dicendo che vada bene. Poi lei è anche in parte pazza, dipendente dalla morfina, dipendente dall'oppio. Ha 200.000 sfaccettature. Emma è solo annoiata. E questo io non lo posso sopportare. Comunque, dopo questo infinito pippone, passiamo agli altri due libri, di cui invece ho trovato una caterva di roba che mi ha fatta anche troppo ridere, quindi sono molto felice di averlo fatto. Il prossimo libro di cui andiamo a parlare è Il piacere di D'Annunzio, un libro che io ho trovato rivoltante dall'inizio alla fine, ovviamente maschilista, macista, ma stiamo parlando di D'Annunzio, che cosa possiamo aspettarci da un uomo come D'Annunzio? Il libro è particolarmente noioso, si basa soprattutto su Andrea Scanzi, mi sembra fosse il protagonista. Comunque il protagonista è Andrea, un uomo vuoto, esteta, vorrebbe essere una sorta di Wilde, cioè di Oscar Wilde, ma è completamente lontano dal genere, volgare, che basa tutta la sua vita sul sesso e sul fatto che lui debba sottomettere altre donne, togliere loro la loro purezza, che vabbè, lasciamo perdere proprio il discorso. Io detesto in pieno dall'inizio alla fine quel libro, mi ha fatto schifo leggere tutte quelle descrizioni infinite, completamente inutili, perché a un certo punto hai rotto, cioè non serve più. Il Pincio la fa da padrone, è un posto bello di Roma, però anche meno D'Annunzio. Se, per non parlare di una discussione che mi è proprio rimasta qua, non me la toglierò mai, di uomini che si mettono in circolo a parlare di una donna che non ha peli pubblici, ok? C'è questa discussione che mi ha fatta vomitare sul fatto che, oh che schifo, non li ha, ah no vabbè fa niente, ah quando mi sono messo a toccarla che schifo, tutti a vantarsi del fatto che comunque avevano avuto una relazione con questa donna, che schifo. Cioè è stato come leggere La grande bellezza di Sorrentino, che è un film che a me piace, però non leggerei mai un libro come quel film, con 600 miliardi di descrizioni, personaggi riprovevoli e lo schifo dell'Italia del Novecento, cioè proprio no. E ora veniamo a cosa ne hanno pensato gli altri, perché qua c'è da ride. Ovviamente uno ha detto soltanto che noia. C'erano anche commenti in inglese di persone che avevano dovuto leggerlo all'università. E qua abbiamo Francesca. A dir poco tremendo, non so con quale forza sono arrivata alla fine. Il protagonista è insopportabile quasi quanto l'autore, la storia è estremamente piatta. In tutto ciò il modo di scrivere di D'Annunzio non aiuta affatto, come quei temi delle medie in cui provi a mettere più parole complicate possibili per sembrare più acculturato. È stata in sostanza una vera tortura. Angie dà 3 stelle e dice bah! D'Annunzio vorrebbe essere la versione italiana di Huysmans e Wilde, ma in questo romanzo regala solo una serie di scene trash, una manciata di scene melodrammatiche e qualche battuta a tono. Complessivamente meglio di gran lunga Il fuoco, che non ho intenzione di leggere perché a me non piace proprio D'Annunzio. Questo è un nome stranissimo e non riesco a pronunciare con asterischi cose. Estenuante. Quando ho cominciato la lettura di questo libro credevo avrebbe superato ogni mia aspettativa. La persona che me lo ha consigliato lo ha definito il suo libro preferito, di conseguenza ho deciso di acquistarlo. Purtroppo però non l'ho trovato chissà quanto coinvolgente, bensì piuttosto scialbo. La trama narra
innamora di un giovane, Andrea Spirelli, ecco, alto, lussurioso donnaiolo che si innamora perdutamente di una donna, Elena Muti. I due diverranno amanti, ma successivamente lei sarà costretta ad abbandonarlo. Lui incontrerà altre donne e tenterà di colmare il vuoto provocato da lei. Addirittura l'uomo si convincerà di non averla mai amata. Andrea rincorre assiduamente il piacere, una sorta di soddisfazione, la quale non riuscirà ad ottenere. Sotto ogni punto di vista, questa donna è sublime, quasi considerata una dea degli innamorati. Ogni sua azione diventa emblema per Andrea Spirelli. Non voglio anticiparvi il resto della storia, è un romanzo particolarmente sentimentale. Posso essenzialmente dirvi che impiega 350 pagine per arrivare a un finale sconvolgente, tra virgolette, di mezza pagina. Inizialmente il libro mi è parso molto discorsivo, fluido, ricco di descrizioni ridondanti e ripetitive, intere pagine che solo per la descrizione di una semplice rosa, oddio sì, durante tutte queste descrizioni ho perso più volte la concentrazione e la mia conseguente azione è stata quella di chiudere il libro e riporlo nella libreria. Per quanto la storia possa sembrare coinvolgente, non credo sia stata sviluppata correttamente. Mi ha delusa e ho deciso di terminarlo solo per non lasciarlo incompleto. Io tra l'altro lo dovetti leggere per la scuola, ovviamente, perché cioè, ti pare che vado a leggere D'Annunzio in generale proprio per motivazioni personali. Politiche. Qui abbiamo un altro recensione di una persona con una stellina sola. Il piacere narra la decadenza di un esteta che, stanco di vivere tra lusso e mondanità, decide di cambiare vita, di assaporarla al meglio e viverla nei suoi attimi più significativi. Un desiderio contrastato da un'abitudine forte e consolidata di rincorrere un piacere dopo l'altro, un'abitudine di cui di fatto non si libererà mai. Il piacere è un racconto figlio del suo tempo, un romanzo del Novecento diventato emblematico nel movimento estetico e decadente, e come tale ricopre le tematiche tanto care a questa corrente: erotismo, epifania, amore e legame con la natura. Andrea Spirelli, protagonista del racconto, vive sulla sua pelle il contrasto tra quello che dovrebbe volere e quello che inconsciamente ha spinto a cercare, a partire dalle donne. Spirelli vuole davvero amare la donna Angelica, pura sia fisicamente che intellettualmente, ma è attratto dalla donna Lucifera, una donna un po' diabolica, spinta dalle passioni e dall'eros. Lo Spirelli è infatti innamorato di Maria Ferres, la donna angelica, ma è fortemente attratto da Elena Muti, personaggio affascinante che incarna la bellezza, la seduzione e consapevole del proprio potere sugli uomini. Lo stile rispecchia molto il suo autore, ampolloso e saccente come D'Annunzio, è ricco di richiami culturali e letterari e a volte esplicitamente ostentativo. La trama è in sé molto interessante, ma lo stile è davvero pesante, fortemente descrittivo e dai tratti pedanti. Ho fatto davvero fatica a proseguire la lettura, tant'è che alla fine ho deciso di abbandonarlo. E fatto bene. Questi mi hanno fatto morire, perché ci stanno alcuni in inglese. Allora, Julia ha scritto: solo l'obbligo di dover leggere sto libro me lo ha fatto finire. Ella Baldwin ha scritto sempre con una stella: this book make me viscerally uncomfortable. Quindi questo libro mi ha messa visceralmente a disagio. Libro nevrotico per gente nevrotica, quanto odio Andrea Spirelli. In quanti modi tu puoi descrivere una disperata, cieca passione? Troppe! Oppure ho dovuto leggere questo libro per il college, questo dice abbastanza. E ora veniamo all'ultimo. Ma prima bevo un po' d'acqua, raga, perché sto morendo. A few moments later. Ecco qui col mio bicchierino d'acqua. Veniamo all'ultimo. Secondo me questo anche riscuoterà parecchio successo, perché conosco tipo un paio di persone a cui sia piaciuto nella storia. I Promessi Sposi. Io odio visceralmente I Promessi Sposi, ho detestato ogni singolo personaggio, ho trovato Renzo stupido, aggressivo, con un problema di rabbia. Lucy è una deficiente, è un essere inutile che incarna tutti i difetti delle donne. L'unica che mi piaceva era la monaca di Monza, ovviamente doveva fare una brutta fine. Lo stile di Manzoni è qualcosa di vomitevole, insopportabile. Ricordo di una crisi isterica che mi venne una volta, mi sembra che fosse il capitolo 28-24, in cui rilessi la prima pagina di questo capitolo in cui spiegava l'ascesa di Napoleone. Ricordo che piansi per ore perché mi consideravo la più stupida della classe, l'unica che non riusciva a capire che cosa stesse scrivendo Manzoni. Non avete idea a che livello di disperazione ero arrivata, perché io
ho dovuto leggere ogni singola parola di quel libro. Non come a scuola che si studia il pezzetto della peste, il pezzetto dei bravi. E no, no, ogni singola parola della Azzeccagarbugli, dei pezzi storici, delle discussioni. Vi giuro, quel libro fa schifo. Io non so come altro dirlo. Sì, è l'emblema del romanzo italiano. Io me ne vergogno. Me ne vergogno perché in altri paesi, che vogliamo dire? Ma qual è il primo tra i primi scrittori di romanzi russi? Dostoevsky e Tolstoi. In Inghilterra abbiamo Dickens, Jane Austen, Emily Bronte, tutte le Bronte. Noi abbiamo Manzoni. Noi abbiamo Manzoni. Cioè, a sto punto preferisco Emma Bovary. Ho detto tutto. E ho detto proprio tutto. Ho odiato ogni singolo personaggio. Non è una cosa che poteva avere senso, non può avere senso, per quanto le tematiche pure di Manzoni, perché poi ovviamente mi è ricapitato di leggere le tematiche, poi abbiamo studiato ogni singola parola nel dettaglio, ragazzi, non avete idea, vabbè, del fatto che i ricchi, gli intellettuali usassero la cultura come strumento di oppressione, siamo d'accordo, Manzoni, solo su questo però, solo su questo. Mi piaceva un po' Fra Cristoforo, ma anche là, tutta la storia è così stupida e assurda e vai di qua e vai di là, quando bastava andare da un altro prete e sposarsi. Dovete andare in giro per 600 paesini della Lombardia tra la peste e l'altra. Quando vedevo la professoressa che parlava, no, il pezzo sulla peste della mamma che perde il bambino, è tutto arzigogolato, lo stile è ampolloso, non c'è niente che susciti sentimenti in quel libro, se non odio, frustrazione e rabbia, perché veramente si è dilungato tantissimo ed è insopportabile. Io ricordo una volta che stavo in una lezione di scrittura creativa e c'era una signora che era una professoressa in pensione di quelle proprio vecchio stampo in cui sei costretto ad amare le cose solo perché sono scolastiche, faceva, no, perché io ne stai rileggendo I Promessi Sposi ed è di gran lunga il libro migliore del mondo. Ma che stai a dire? Ma che stai a dire? Il libro migliore del mondo è un libro che leggi dall'inizio alla fine e dici, oh, non taglierei neanche una frase. Quello per me è il libro migliore del mondo. Ce ne sono svariati a seconda del paese di provenienza, dell'epoca. Non ce n'è uno, di sicuro non è uno scritto da Manzoni. Sicuramente, sicuramente. Per quanto, per esempio, addirittura di D'Annunzio, io apprezzo La pioggia nel pineto, di Manzoni mi fa schifo tutto, tutto, dal teatro alla poesia alla prosa, tutto. Quindi, quando ho letto altre recensioni negative, mi sono divertita, anche se quelle di D'Annunzio erano più divertenti. Abbiamo Daniela, si apprezza l'impegno, è scritto da una drama queen, Gertrude for the win, la peste avrebbe dovuto uccidere tutti i personaggi. E brindo a questa idea. Ricordo addirittura di un pezzo in cui Renzo sta scappando nel bosco e si mette a dormire su un ramo di un albero. Ma sei scemo! Cioè, io poi la scusa, no, che ti dicono, ma no, ma Manzoni scriveva così perché l'inizio del romanzo ti dice che lui ha trovato un manoscritto del 600 e quindi non è che voleva scrivere così, ha reso ampolloso il proprio linguaggio perché deve essere quello del 600. Ho capito, ma se fa schifo, fa schifo. Cioè, c'è un motivo se i romanzi più belli sono dell'800 e non so del 600, no? Proprio perché lo stile è insopportabile. Questa cosa di dover apprezzare lo sforzo stilistico può andare bene con Calvino in Se una notte d'inverno un viaggiatore, non se tu mi scrivi un libro che è insostenibile, noioso, lunghissimo e... Però è stato bravo perché è riuscito, era il suo intento renderlo illeggibile. Ma sei scemo! Ma puoi fare un pezzo! Poteva scrivere che lui aveva riscritto la storia con un italiano leggibile, ogni tanto inserire qualche citazione. Cosa che fa? Lui inserisce delle citazioni, per esempio, per i manifesti. Tanti manifesti, un'infinità di manifesti, che mamma mia, che lasciamo perdere. Poi, non mi sono piaciuti particolarmente I Promessi Sposi, già perché il titolo è uno spoiler, ma anche perché lo
l'ho dovuto leggere nel periodo scolastico, perciò non me lo sono goduto. L'altro ha scritto: leggere questo libro con la mia prof di italiano 0 su 10, non lo raccomando. Oppure Jules Book Lover ha riassunto in due parole: un parto. E non ne ho trovate altre. Poi penso che per libri più attuali sia più facile trovare recensioni negative. Se avete altri libri che voi odiate, se non siete d'accordo con le mie recensioni, io sono aperta a tutte le vostre interpretazioni. A dirmi che La coscienza di Zeno ha dei motivi stilistici all'interno, come anche tutti gli altri che ho elencato, non mi fa cambiare idea. Il motivo per cui un libro attraversa i secoli non è motivo per me per giustificare il fatto che mi faccia schifo o meno. E non si dice schifo, però sì, io dico schifo. E qui sta facendo cose la telecamera, però sembra che vada tutto bene. Spero di avervi almeno divertiti, in tal caso lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate tutti i commenti che volete, insultatemi pure, e se invece siete d'accordo con me non vedo l'ora di parlarne. E ora non mi rimane che augurarvi buona lettura!